Settimana decisiva su fronti diversi per Pescara e Teramo, nel senso che le scadenze e le operazioni sono di carattere differente, ma avranno in ogni caso uno sviluppo immediato. In biancazzurro si attende con fiducia l'ultimo sì, quello che porterà all'ufficialità di Alberto Colombo come nuovo allenatore del Delfino. Ormai non ci sono più dubbi e il ballottaggio, ammesso che di ballottaggio si sia mai potuto parlare con Zeman, sembra sbrogliato. Sarà il 48enne tecnico lombardo a guidare il Pescara nella prossima stagione. Raccoglie un'eredità pesante, non sotto il punto di vista dei risultati molto scadenti della stagione appena passata agli archivi, quanto per la necessità di ribaltare completamente il paradigma in riva all'Adriatico e dargli una fisionomia vincente, da un organico di esperienza a uno con meno pedigree ma in grado comunque di portare a casa il piazzamento migliore possibile. La concorrenza nel girone non sarà tremenda, elementi a cui poter dare la responsabilità di un torneo di vertice un po' ci sono e un po' vanno individuati. Chiaro che nella logica delle cose si guardi in casa Monopoli, ultima fermata della carriera di Colombo prima dello sbarco in Abruzzo. Evidente come il primo nome che balza agli occhi sia quello di Gennaro Borrelli. L'attaccante contrattualmente farà lo stesso percorso di Colombo, visto che il prestito in Puglia scade proprio il 30 giugno. E gli 8 gol in 16 presenze in biancoverde, sommato alle partenze di chi c'era l'anno scorso, non fanno altro che rendere pressoché scontata la sua permanenza a Pescara. Servirà anche molto altro, visto i tanti addii che ci sono stati o ci saranno. Ma queste sono situazioni assolutamente fisiologiche, il mercato verrà. La questione cogente era quella della guida tecnica e il Pescara l'ha sistemata. Mercoledì potrebbe esserci la fumata bianca e poi si studieranno le linee di intervento sulla rosa. Mercoledì sarà giorno determinante anche per il Teramo, ma per motivazioni profondamente diverse. Non è un mistero che il diavolo stia cercando di mettere a punto la documentazione per la Lega Pro. I termini scadono dopodomani, ma a dare una mano alla dirigenza dovrebbe arrivare il Tribunale di Roma, pronto a sostenere Chierchi e Ciaccia e a sbloccarne una parte dei fondi che mancano al raggiungimento dell'obiettivo. Mancano due mensilità di aprile e maggio che dovrebbero essere liquidate ad ore, mentre per la fideiussione, come anticipato nei giorni scorsi, interverrà l'ex presidente e socio di minoranza Franco Iachini. Se dovesse, come pare, esserci l'ok dalla capitale, anche con l'ausilio delle forze del territorio che hanno risposto presente, l'iscrizione sarebbe assicurata e solo a quel punto si potrebbe iniziare a capire come disegnare una stagione che sarà, in ogni caso, molto complicata. L'obiettivo principale, quello del mantenimento della categoria, passerà attraverso l'individuazione di uno staff tecnico che avrà il compito di valorizzare spese che non potranno, per forza di cose, essere eccessive. Ma l'ostacolo principale, ovvero quello di poter partecipare, può essere superato. Una volta regolarizzato il tutto, verrà il momento del campo.